Ciao a tutti! Allora, come potete vedere, oggi sono in una nuova location. Sono nel mio bagno. Sì, io sono nel massimo, però per il video che volevo fare oggi ho deciso di venire qui. Il video di oggi si tratta appunto di un video tag ed è il mio primo video tag. Non ne ho mai fatto uno, però questo qua che ho visto mi è piaciuto molto, ho deciso di farlo anch'io. Ed è stato inventato, diciamo, da un ragazzo sempre che sta qua su YouTube, ovviamente, che si chiama Marcello, che saluto anche, non so se vedrà il video, però vabbè, lo saluto. Vi lascio comunque qui il link del suo canale perché vi consiglio di andarlo a vedere, ci sono su un sacco di cose. E il tag appunto in questione si chiama I vecchi trucchi di mamma e consiste nel farvi vedere, diciamo, i trucchi, far vedere i vecchi trucchi, magari con le vecchie confezioni o comunque i trucchi che possiede appunto vostra mamma. Nel mio caso non sono tantissimi perché mia mamma non è una che si trucca molto, però l'ho trovato carino e ho voluto farlo anch'io. Appunto, i trucchi sono disseminati, sono un po' in giro appunto nel bagno, quindi nel cassetto, nel mobiletto, così. E niente, inizio subito, parto appunto dal cassetto e inizio col farvi vedere la crema che usa mia mamma. La crema di mia mamma che sta usando in questo periodo, che si è trovata bene perché gliel'ho fatta provare io, ed è questa qua dell'Aliarak e si chiama Arche Skin. Ovviamente la scatola non ce l'ha più. Che cosa dice? Vabbè, è una crema anti-age. Una crema ricca per il viso. Niente, non dice niente di particolare. Crema viso ricca. Lei si trova molto bene, gli è piaciuta molto. Ha anche un buonissimo profumo. La crema è così bianca. E questo era la crema. Poi dopo, vabbè, quindi il cassetto ci sono varie cose, vabbè, alcune mollette, pinze, codini vari. Poi dopo che cosa c'è? Ah sì, questa crema qui alla calendula, tutta ripiegata, che ormai sta finendo. Ed è di questa marca che si chiama Just, non so come, Just, non so come si pronuncia. Comunque questo qui. Poi dopo ci sono vari campioncini che mia mamma è amante molto, diciamo, dei profumi, così gli piace molto cambiare, variare. Poi dopo che cosa c'è? Un temperone qui, diciamo, per le matite. Questo qui è appunto della Rimmel. Poi un altro temperone, questa volta diciamo doppio, nero. Qui c'è il coso, il buchetto più piccolo qui. C'è quello più grosso e si chiama, mi è volato giù qualcosa, vabbè, si chiama Cosmetic. Poi vabbè, campioncini, sì, ve l'ho già detto, e varie cose qui, tiene diciamo più le cose tipo creme, queste cosine qua che usa un po' di più. Poi dopo, dietro alle mie spalle c'è questo scatolotto, questo cubotto pieno, come vedete, di tutto e di più. Adesso lo apro e vi faccio vedere che cosa troviamo. Allora, inizio da questo matitone formato proprio gigante, sempre della Rimmel, e si chiama Star Shine. Tutto al, praticamente, il coso qui che è tutto frantumato, sarà caduto non so quante volte. Ed ha questo colore ultra, non so se si vedrà molto bene con la luce qui del bagno. Sì, dai, accontentiamoci. Un colore beigiolino con dentro un sacco di glitter, molto bello. Non l'avevo, non so se gliel'ho mai visto.
Poi abbiamo un correttore della Essence Cover Stick che si chiama True Nude 04, che ormai è praticamente finito. E difatti troviamo anche, se invece sto stravanando, se sentite questo rumore, ne troviamo anche uno, questo qua credo sia nuovo, ma questo qui è abbastanza nuovo, della Devora Milano 24 ore. Perfect, nella tonalità 03, che si chiama Medium Rose. Sì, è praticamente nuovo, devo ancora iniziarlo questo. Poi un mozzicone di matita. Questo qui è della Debbie Eye Pencil Mega, che ormai è diventato mini, non mega. Ed è un colore bianco, quasi tendente al grigiolino, che può essere usato magari come tipo punto luce, ma è sicuramente un trucco che fa, diciamo, molto spesso mia mamma è che si mette, diciamo, questa riga di matitone qua. Magari cambia, varia con vari colori. Questo qui è il massimo del trucco che si fa mia mamma, perché non usa mai nel mascara né magari la matita sugli occhi, perché gli occhi molto sensibili e non si non, il massimo del trucco che fa lei è appunto questo. Però nonostante ciò ha un sacco di matite di tutti i tipi. Poi qui c'è un altro mozzicone ancora più piccolo dell'altro, sempre della Rimmel, colore non si sa. Si fa anche fatica a prendere. Niente, comunque mi sembra tipo un color marroncino. Poi, sempre sui toni del marrone, anche questa qui, sta matita deve aver fatto la guerra, guardate il tappo com'è conciato, poverino. Della Deborah, sempre High Pencil, numero 95. E anche in questo caso è un color marrone molto più abbastanza carico, che però ha, sicuramente non si vedrà, mi dispiace per la luce, però quel che l'è. Però con dei riflessi, diciamo, ramati. Anche questo non è male. Poi sempre della serie Deborah, una marca che credo gli piaccia molto perché ha un sacco di cose. Eye Pencil, sempre numero 97, e questo è un colore tipo champagne, abbastanza, con dentro anche qua sempre tipo dei micro glitterini, voi non vedrete niente. Ecco qua. Poi continuo il mio ravanamento. Qui abbiamo addirittura un doppione, sempre Eye Pencil Debbie numero 97. Ce l'ha anche in formato un po' meno corto. Poi qui passiamo ai colori, diciamo, forti, ed è questa matita, sempre questo matitone della Mavala Crayon Lumiere Waterproof. Questa qui mi ricordo che gliel'avevo regalata io. Ed è questo lilla, un colore molto bello, molto tenue, carino. Poi sempre della Mavala abbiamo questo bianco. Sì. Questo qui è, se riuscite a vedere questo, che è quello che ho appena messo, è più bianco rispetto a quest'altro che vira molto più sul grigio, e anche questo qui forse è più adatto per fare il punto luce, questo. Poi cosa ci sono dentro? Vabbè, degli elastici, chop chop, che uso pure io a volte, delle mollettine, altre mollettine di tutti i tipi, di tutte le forme. Poi, ah sì, questo qui è il campioncino di un profumo che gli è piaciuto molto, quindi gliel'ho tenuto da parte, che magari lo
per fargli un futuro regalo che si chiama Hermes. Di Hermes, e si chiama Marvels, non so, la mia pronuncia sarà bellissima. Lasciamo perdere. Poi c'è una pinzetta per le sopracciglia, che di solito sono io che gli faccio le sopracciglia. Non immaginate che show ogni volta quando gliele devo fare, perché continua a starnutire, latere. Ci mettiamo ogni volta una vita quando gli devo fare le sopracciglia. D'altronde da sola non se le fa. Mi chiede se gliele faccio io. Vabbè, facciamogliele per la mamma, questo è d'altro. Poi, intanto rimetto da posto perché sennò lascio tutto in disordine. Poi c'è un altro portamatite, anche lì con dentro di tutto e di più, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Varie, sono matite, gli ombretti non ne ha e non ne usa, penso, perché non so, non gli piacciono, credo, perché per avere tutte queste matite. Partiamo da questa. Oh, questa qua è della, eccoci qua, Sant'Angelica, ed è il colore 05 prugna, e questa matita labbra emolliente, mai vista importarla. Però mi gliel'ho mai vista, però è usata, quindi o l'avrà messa sugli occhi. Comunque il colore è questo qui, scurissimo, e non me la vedo su, però non me la vedo, non io, mia madre non la vedo. Poi, sempre per la serie Forever Deborah, un'altra, e questa eyeliner numero 054. Questa qui mi sembra praticamente nuova ed è un color prugna. Non mi dice niente. Poi un altro matitone. Questa si chiama, oh, questa qui mi sembra un pezzo d'antiquariato. Guardate già il tappo qui giallo, tutto brutto, la matita non ne parliamo, sembra un mobile dell'Ottocento. Ed è questa marca che si chiama Claude Denry, mia pronuncia sempre più bella, Made in Italy, Lip Changing Color 03. Ed è un color che questo mi sembra tipo, è questo qui, un dorato beigiolino. Questo qui proprio deve essere il pezzo forte. Poi un'altra Deborah Milano. Non è un video sponsorizzato da Deborah, ve lo dico se continua a dire Deborah, ma non è sponsorizzato da lei. Ed è Eye Pencil numero 96. Anche qui un color grigio, grigi in tutte le sue sfumature. Poi, sempre Sant'Angelica, grigio fumo, matita delinea occhi. Come vi dico, lei non si mette mai la matita sugli occhi, però perlomeno l'ha comprata. Il colore è, aiuto, questo qui. Deborah, sempre 110. Un color, che colore è? Mi sembra abbastanza un color ramato. Stavolta, poi matita labbra, un'altra. Un colore sempre scurissimo, più scuro di quello di prima. Poi, oh, abbiamo una doppia matita. Stavolta è della Rimmel, un grande ritorno. Ed è una, sempre per gli occhi, ovviamente.
Ed è un color, sempre un color rame. E dall'altro, madonna, questo qui è durissimo. E dall'altro lato un color marroncino. Eccoli qua, questi due. Anche questa qui mi sembra praticamente non mai usata. Poi un'altra sempre 0,96, sempre Debora. Ho fatto la scorta di sta matita, le comprate tutte lei. Poi sempre Sant'Angelica, sempre matita di linee occhi Terre d'Ombra, ed è un marrone leggermente più chiaro dell'altro. Poi andiamo avanti sempre con i marroni, questa volta però abbiamo cambiato marca. Si chiama Bizarre, Occhi Bruno. Anche questa qui in condizioni pessime, ridotta malissimo, poverina. Sempre un marrone, boh, non so, ma mi sembra abbastanza simile a tutti gli altri. Sì, mia mamma diciamo che non ha molta. Non varia tanto con i colori, usa sempre comunque questi colori abbastanza molto. Molto neutri, non è una appariscente che gli piace apparire troppo, rimane sempre molto sul naturale. Poi un'altra matita, no, questa qui stavo provando ad aprirla, ma non ci riesco perché è ancora impacchettata. Non so se si vede, forse da qua. È ancora nuova. Matita occhi della Free. Questa sempre della Free, un'altra matita occhi, la numero 16. Sempre un violettino, questa volta un po' più scuro. Poi, ah, siamo arrivati alla fine. Da notare questo matitone che praticamente la matita è lunga come il tappo. Qua non si legge niente, ma sicuramente sarà della Devora, a giudicare dalla forma. Non c'è scritto più neanche il colore, si è cancellato tutto. Questa qui deve essergli piaciuta molto perché l'ha usata tutta. Ed è sempre un colore, sempre sul beigiolino champagne. Sempre siamo, diciamo che non siamo rimasti più o meno sempre sui soliti colori abbastanza neutri, non ha colori sparafrescianti, robe del genere. Niente, questo era tutto. Spero che comunque come tag vi sia piaciuto, come video vi abbia almeno strappato un sorriso, vi abbia fatto ridere un pochettino. Niente, se avete voglia di farlo anche voi, così non so, o lo mettete come video risposta o sotto il mio o sotto appunto quello di Marcello, come volete voi, se avete voglia. E basta, vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video allora. Ciao ciao!